Network APSL e il modello da slalom che noi diamo, che noi proponiamo a livello di race car top da slalom, ha la sciancratura identica allo sci che noi usavamo in Coppa del Mondo 2 anni fa. Chiaramente le strutture all'interno sono state adattate per garantire una sciata molto più facile in pista, in campo libero. Vediamo un fianco in ABS appunto di colore giallo, la piastra che viene montata è la piastra Speed Flex Plate e viene abbinato in questo test con l'attacco Free Flex, che è quello che noi suggeriamo anche per l'acquisto. Lo slalom che noi andiamo a proporre è uno sci che dà sia un'ottima garanzia di conduzione spigolo spigolo, ma anche la possibilità di poter utilizzare un po' il, come si dice in gergo, il piede per poter controllare le velocità in caso di piste molto affollate o di esecuzioni di corti raggi sul bordo pista. Uno sci assolutamente destinato e dedicato a un forte grado di divertimento in pista. Sci che mi ha sorpreso sia in conduzione sia nell'introduzione della curva, è uno sci bello stabile anche ad alte velocità, ho provato a portarlo un po' al limite, reagisce molto bene, una rivelazione. Un bello sci per chi vuole divertirsi, per chi piace lo sci da slalom e non vuole utilizzare tanta forza, nel senso che è uno sci abbastanza morbido che reagisce bene sulle nevi morbide e su pendii non tanto ripidi. Uno sci ben piantato, veramente stabile e progressivo, è leggermente poco reattivo in cambio, quindi bisogna un po' aiutarlo perché non ti porta in avanti. Poi uno sci strepitoso, uno sci facilissimo entrata in curva, ma soprattutto che tiene molto bene anche a velocità molto alte, da utilizzare da veramente da veri sciatori e soprattutto da andare a sciare con la voglia di aver grinta e con tanta determinazione, perché è uno sci che ti dà tutto quello che può darti, te lo dà dall'inizio alla fine curva. Sci da slalom che si avvicina molto a quello di coppa, molto robusto, molto potente, però pecca un po' di reattività, risponde poco a inizio curva. Lo consiglierei a tutti quanti coloro che sciano ad altissimo livello. Da slalom l'ho capito soltanto alla fine, diciamo, della pista. All'inizio mi sembrava uno sci che ho detto quasi mi delude, perché insomma avevo delle grosse aspettative. Da metà pista in poi l'ho capito ed è il contrario, è uno sci con grande carattere che però va capito, bisogna sciare come dice lui. Se si scia come dice lui, stupendo. È veramente un bello sci, divertente, stabile, reattivo sia su neve dura che su neve morbida. Ho trovato veramente divertente, agile, con qualsiasi tipo di curva, veramente un ottimo sci. Questo è uno sci a cui non puoi dare del tu, ci devi dare dentro se vuoi che risponda ai tuoi comandi, perché uno sci abituato alla velocità, di struttura, molto strutturato, e quindi ci devi stare sopra tanto. Non è semplicissimo l'ingresso in curva, ma poi quando ci sei dentro tiene, ed è questo è un bel pregio.